perché avremmo dovuto fare una vita diversa, avremmo dovuto accudire un'altra persona in uno stato difficile, tu un figlio ce l'avevi, ma cosa hai? Ma mia figlia non c'è più, lo capisci? Ripeto, ribadisco, forse è nostra figlia che non c'è più, ma lei rinuncia a questa idea, però tuttavia c'è il problema, un anno di sofferenza per noi, come genitori, per Gianluca, che comunque ha già perso la mamma, e per la bambina, alla quale comunque a un anno potrebbe soltanto piangere, ma i dolori e le sofferenze della bambina qui si approcciano le ossa, ma le capace non le vuole prendere in conto, allora i bambini hanno detto soltanto quando stanno bene. O no, non c'è un diritto di essere, di esistere. Quello che vorrei portare l'attenzione è che ne abbiamo parlato, il consenso informato, l'ha chiamato lei, come giustamente è l'interno comunitario a decidere la mamma. L'ultima parola spettava a lei. Gracias.